Bentornato, anzi benvenuto, vignettista del Fatto Quotidiano, due volte ha vinto il premio internazionale di satira politica in libreria con Cenere, edito da Rizzoli, e ne parleremo, però lei è una delle persone querelate dal potere. Questa vignetta che facciamo vedere è costata la querela di Arianna Meloni, no? Allora. In effetti sì, è la querela della sorella della Premier che... in effetti viene ritratta nella vignetta insieme ad un aiutante giovanotto che gli chiede effettivamente dov'è il marito. In effetti la vignetta era sulla sostituzione può essere etnica. Di cattivo gusto, può essere di buon gusto, più piacere, diciamo, buono, che se la satira deve essere di buon gusto non è satira secondo me. Diciamo, quindi, perde parecchio, dice lei, o almeno lei la vede così. Certo. Cosa implica essere querelati dal potere? Lei sa che non è l'unico. Abbiamo un lungo elenco che ora vi facciamo vedere di intellettuali, di giornalisti che sono stati querelati. Tra i quali anche me, in quanto intellettuale, evidentemente la signora Arianna Meloni ha deciso di querelarmi perché si è sentita offesa. Il problema è che io ho chi mi protegge da un punto di vista legale. Cioè il problema è dover affrontare le spese di un processo. Adesso io mi troverò a metà giugno, a fine giugno, a un'udienza predibattimentale sostanzialmente per provare a spiegare o a difendere quello che sarebbe un diritto, cioè quello basilare di fare satira sul potere. Che idea si è fatto dell'attuale classe dirigente di questo governo? Ne abbiamo parlato tutta la serata, ci dica la sua opinione. Ti devo dire la verità, io in quanto vignettista ragiono sui politici in base al mio lavoro, quindi se mi fanno ridere sono contento e devo dire che questi sono divertentissimi. Perché? Ma perché fanno ridere, cioè non riesci a stargli dietro, stanno continuamente, sai, se ne inventano una più dell'altra, pure Lollobrigida, ma questa è stata forse la prima vignetta che abbiamo mai fatto su Lollobrigida, non l'avevo mai fatta da quel momento, ma è un continuo. E come apro Twitter e vedo che è trend topic su Twitter, mi viglia l'ansia, dico oddio, mo che ha fatto, devi stare là e devo fare un'altra vignetta su Lollobrigida. Stare sul pezzo, capito? Cioè, a sinistra chi è che fa ridere? No, a sinistra è problematica, perché in effetti a me piacerebbe riuscire a fare un po' di satira sulla sinistra, ma ci vorrebbe la sinistra, ci vorrebbe qualcuno che in un certo manca modo... il soggetto. Manca la carne, manca la ciccia, il vignettista vorrebbe che ci fosse un po' di ciccia politica e devo dire che in questo momento storico preciso non la riesco a trovare. Nella sua chiave di lettura, cos'è che fa ridere di un politico? È secondo me quello che riesce a fare ridere più di un politico è il politico stesso, cioè proprio la sua persona. Io ricordo per esempio quando ho cominciato a fare le vignette su Monti, dopo Berlusconi, noi venivamo da un'era satirica magnifica che era quella berlusconiana. Arriva a Monti, tu lo vedi freddo, dice come faccio a fare vignette su questo? È stato divertentissimo proprio per questo, perché era assolutamente non empatico, era una specie di robot che non riusciva a trasmettere niente, e questa diventava la cosa divertente. Abbiamo fatto vignette poi su Monti, Renzi, Letta, cioè, qualsiasi quello che pensa. Sono in quel ruolo li fa diventare esattamente proprio potenziali la loro persona, la loro fisicità li rende dei personaggi magnifici. Quindi diciamo, più il potere dimostra di essere potere e perseguita l'intellettuale, e più è un vostro successo. E più ci divertiamo, dispiace, ma... E si diverte anche la gente che guarda voi. E la gente si diverte con la vignetta e si diverte ancora di più a vedere come si incazzano. Nel caso della vignetta in questione, cioè quella della querela, io personalmente non mi è mai capitato in questi 15 anni di lavoro al Fatto Quotidiano, in cui io faccio una vignetta ogni singolo giorno, che un Presidente del Consiglio pigliasse una mia vignetta, la pubblicasse sui suoi canali social, che ha tanto decantato, che sono seguiti da milioni di persone, e dicesse questa è una, non dico parolacce, una schifezza. Sì. E questo per un vignettista diventa paradossalmente anche il premio migliore, perché sono riuscito a colpire evidentemente così nel segno. Il potere che perseguita alimenta il contropotere. Arriviamo al suo libro, di che parla? Questo è un libro che in effetti parla anche di questa storia qua, non pensavo, è una storia di morte, nel senso che mia madre è venuta a mancare il 19 marzo del 23. E quindi in quel momento io ho pensato che fosse giusto cercare di provare a fare una cosa che io dico sempre, cioè la satira deve scherzare delle cose brutte, la satira deve scherzare delle cose che fanno male, delle tragedie. E quando è capitata la cosa peggiore che penso possa succedere a chiunque di noi, cioè che dopo una lunga malattia mia madre è mancata, io ho sentito che l'unica cosa che potevo fare era cercare di ridere anche del mio dolore, ridere anche della mia tragedia. Quindi in questo libro io ho provato a raccontare come si può curare un lutto con una risata, cerco, diciamo, riuscire a far fare una risata. Cosa pensava sua madre del suo lavoro? Devo dire che mia mamma era la mia
prima e più attenta lettrice. Molto spesso magari non capiva una vignetta perché non stava così dentro le notizie, fare una vignetta ogni giorno diventa faticoso, però devo dire che quello che forse un po' mi manca adesso è anche sapere lei cosa avrebbe pensato di tutte queste storie nate da una mia vignetta. Cenere per Rizzoli, da Tangelo, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie, noi abbiamo una piccola pausa e poi Laura Gobbetti con i giornali di domani.